Buongiorno innanzitutto, Buongiorno. come si chiama e qual è la sua posizione qui a Sì. ITER? Allora, io mi chiamo Italo Ricapito, sono ingegnere nucleare con un PhD preso in Italia, Politecnico di Milano e Commissione Europea, Joint Research Center of ISPRA, e lavoro qui da 15 anni in Fusion for Energy come Project Manager e Chief Engineer di un progetto che è quello dei Test Blanket System, WCLL Test Blanket System in particolare, che è il Water Cooled Lithium LED Test Blanket System, un mock-up di breeding blanket che si testerà in ITER, e sono il chief engineer anche dell'altro concetto europeo che stiamo sviluppando da anni. Quindi un po' un doppio ruolo, project manager da un lato e chief engineer dall'altro, per il programma TBM. E spiegato in modo più semplice possibile, cos'è un test blanket module, un test Esatto. blanket system? Perfetto. Il test blanket system è una riproduzione su piccola scala di un breeding blanket per un reattore a fusione vero e proprio. È una riproduzione su piccola scala. Perché è necessario in ITER? Perché ITER non ha un breeding blanket e il breeding blanket è l'elemento fondamentale per trasformare una macchina di fusione in un reattore nucleare. Perché? Perché è l'elemento che accoppia la potenza nucleare del plasma con la potenza termica, che poi diventa elettrica, e permette anche la generazione del trizio che è necessario, come voi sapete, per far andare una macchina a fusione di T. Quindi è un componente fondamentale che manca in ITER, che non c'è in ITER per ragioni di diverso tipo, ma che sarà presente necessariamente in qualunque reattore si voglia realizzare a fusione. Quindi c'è la necessità di sperimentare e validare le tecnologie dei concetti di breeding blanket, e questo viene fatto attraverso il programma TBM. Qual è il suo ruolo all'interno di ITER, visto che non c'è in ITER? Perché si è scelto di farlo qua e come collaborano gli esperimenti? Il TBM program ha l'obiettivo di dare a ITER, proprio dare a ITER, da mettere in macchina questi due sistemi, questi due TBS europei, Water Cooled Lithium LED and Helium Cooled Ceramic Pebble, quest'ultimo fatto in collaborazione con la Domestic Agency coreana. Il mio ruolo è un ruolo all'interno di Fusion for Energy. Ovviamente siamo in continua relazione con ITER, che tra l'altro siamo nello stesso sito, che è il Nuclear Operator e che organizza l'ingresso del nostro esperimento e del nostro sistema, l'integrazione del nostro esperimento e del nostro sistema nella macchina. Questo è. Noi abbiamo un budget nostro come Domestic Agency, abbiamo anzi il budget maggiore tra tutte le Domestic Agency diciamo collaborano con ITER, che lavorano per ITER. Nell'ambito di questo budget c'è una parte riservata al programma TBM europeo, programma TBM che viene implementato attraverso la nostra progettazione come Fusion for Energy, quindi progettazione europea, e il delivery viene fatto poi, cioè quindi anche il procurement, la manifattura, la fabbricazione dei sistemi viene fatta sotto la nostra responsabilità e viene mandato il tutto qui. Viene mandato il tutto qui a ITER per essere messo in macchina. Ovviamente le interazioni con ITER sono molto frequenti perché quello che noi mettiamo in macchina deve essere congruente con la macchina, e quindi c'è per esempio una parte di interface management estremamente tecnica, l'interface management estremamente pesante, e tutto quello che noi facciamo è monitorato da una unità gemella, diciamo così, in ITER, che vede come sta quello che stiamo facendo, ci dice: attenzione, questa cosa qui va riconsiderata, qui non siamo compliant con un requirement della safety, per esempio, e dobbiamo riconsiderare. Ecco, tutto questo lavoro di monitoraggio viene fatto da ITER, mentre il lavoro di design e anche di fabbricazione futura è sotto la nostra responsabilità. Approfondiamo un pochino il design, magari. Sì? Parlava quindi di due design principali, se ho capito bene, il piombo e quello ceramico, giusto? Esattamente. Come dobbiamo immaginarcelo? Sì, allora abbiamo detto due concetti diversi di breeding blanket, due concetti diversi di breeding blanket da installare in demo o nei reattori di potenza. Elemento fondamentale per trasformare, ripeto, una macchina come può essere il jet, che in realtà fa tante cose importanti, come farà anche ITER, ma in realtà non dà potenza in rete, in una macchina vera e propria. Quindi breeding blanket, diversi concetti di breeding blanket esistono, sono stati sviluppati negli ultimi 30 anni. In particolare ce ne sono due che sono sotto l'attenzione europea, che sono il concetto water cooled lithium LED. Iniziamo con questo. È un concetto che appunto ha una sua nascita a livello di grande reattore e viene poi derivato per questa, diciamo, per il TBS, quindi su piccola scala da mettere qui. Si basa su essenzialmente tre elementi: generatori di trizio e
moltiplicatore neutronico, serve un moltiplicatore neutronico, se volete poi ne parliamo, è questa lega eutettica piombo-litio, che è una lega che viene mantenuta liquida, attraversa i moduli di building blanket, riceve il flusso neutronico, trasforma il flusso neutronico, la potenza neutronica, in potenza termica e in trizio. E il trizio viene poi estratto fuori dalla camera attraverso delle tecnologie che sviluppiamo noi anche qui per il DBS. Secondo elemento è il refrigerante primario, che è acqua pressurizzata in condizioni PWR, quindi 155 bar, temperatura ingresso uscita più o meno 290, 325, 330. Insomma, praticamente condizioni termoidrauliche di un PWR. Terzo elemento, materiale strutturale. Questo è molto importante. Il materiale strutturale è un materiale che è nuovo, che stiamo sviluppando noi in Europa, che si chiama Eurofer. Questo materiale ha la caratteristica di essere un materiale a bassa attivazione neutronica, cioè, detto in soldoni, a parità di fluenza neutronica che arriva, genera waste, genera inventari radioattivi e minori di quanto vengono generati da altri materiali, tipo leghe zircaloi, tipo acciai austenitici, cose varie. Questo perché è fondamentale mantenere, questo è uno dei grandi vantaggi potenziali della fusione rispetto alla fissione, mantenere bassa la generazione di rad waste a parità di potenza rispetto ai reattori a fusione. Quindi c'è questo terzo elemento, questo è il terzo elemento caratterizzante. Quindi piombo litio come breeder e neutron multiplier, acqua pressurizzata in condizioni PWR come refrigerante primario, materiale strutturale Eurofer. Andiamo sull'altro concetto. L'altro concetto è il cosiddetto HCCP, Helium Cooled Ceramic Pebble, che noi stiamo sviluppando con i coreani adesso, ma che anch'esso proviene da un concetto generale di breeding blanket. Parte nucleare pura, diciamo, neutronica, forse la più interessante, dal mio punto di vista. Generatori di trizio e moltiplicatore neutronico sono litio in forma ceramica, in forma di pebble, o magari anche in forma diversa, ma comunque litio ceramico, sostanzialmente ortosilicato di litio con una composizione anche di metatitanato, in forma di piccole pebble, di piccole pellet, diciamo. Refrigerante primario elio a 80 bar, quindi parliamo di un refrigerante diverso, completamente diverso, comprimibile, quindi con anche perdite di potenza notevoli, perché un compressore ovviamente che deve far circolare più elio richiede una potenza elevata. Terzo elemento, materiale strutturale lo stesso, sempre questo Eurofer 97 che è in via di sviluppo e che addirittura noi stiamo facendo codificare in RCCMRX. RCCMRX è il grande codice di progettazione nucleare francese, che è un punto di riferimento mondiale, diciamo. È un'opera filosofica in realtà, non è un codice di progettazione molto francese, ma nel senso positivo del termine, cioè è molto strutturato, e stiamo codificando l'Eurofer in questo materiale strutturale che useremo anche per i nostri TBS, che probabilmente verrà utilizzato anche per il breeding blanket futuro, lo stiamo facendo codificare in RCCMRX. Questo è il terzo elemento. Ecco, questo, scusate, è un po' lungo, ma era in pochi minuti, cercavo di... Voi quindi vi state concentrando un po' su entrambi i concetti? Sì. Secondo lei qual è il più promettente ad oggi? La risposta sarebbe, diciamo, come si dice in inglese, biased, perché io lavoro, diciamo, al 70% sul WCLL e al 30% sull'HCCB. Ci sono diverse problematiche. Il WCLL è più complicato perché la circolazione dalla lega eutettica piombolitico non è semplice. La lega eutettica piombolitico, per esempio, ha una temperatura di fusione di 235 gradi Celsius, quindi va sempre mantenuta un margine rispetto alla possibile solidificazione. Primo problema. Secondo problema, l'effetto corrosivo sui materiali strutturali. Il piombo è un brutto elemento. Terza questione, per una questione di, diciamo, di chimica fisica, il piombo litio è sostanzialmente idrotriziofobo, non gli piace, non lo solubilizza, quindi si crea una pressione parziale che tende a tenere il trizio in fase gas e quindi lo rende disponibile per la permeazione, quindi per l'uscita attraverso i materiali strutturali. Quindi ci sono dei problemi, però è un concetto secondo me complessivamente più solido rispetto a quello di quello ceramico, anche perché quello ceramico c'è un problema che è il moltiplicatore neutronico. Il moltiplicatore neutronico è a base di berillio e il berillio è un elemento che non è facile gestire, soprattutto in enormi quantità. È un grosso hazard nucleare il berillio. Questo è uno dei motivi, per esempio, per cui il berillio si vuole eliminare adesso in ITER. Sapete che c'è questa idea di sostituire il berillio col tungsteno, che è un problema grosso da un punto di vista del funzionamento del plasma, perché è un AZ il tungsteno, quindi
quando viene eroso il tungsteno crea problemi al plasma, grossi problemi al plasma, però vince il fatto che il tungsteno è un materiale molto più easy del berillio, e il berillio dal punto di vista appunto dell'hazard è un grosso problema, significano anche problemi di licensing notevoli. Quindi diciamo, io non sono in grado adesso di dire tra i due concetti qual è il migliore, qual è il più promettente, diciamo che si stanno studiando tutti e due, uno forse più complesso dell'altro, però forse da un punto di vista concettuale più robusto, direi così. Finora a che punto siete arrivati? A che punto siete con il progetto? Avete delle tempistiche da rispettare? Certo, queste tempistiche in realtà sono tempistiche, diciamo così, driven da ITER, sono connesse alle tempistiche di ITER. E noi siamo, direi, direi tre quinti della progettazione. Okay. E ci sono tante attività anche in parallelo di R&D, collegate, perché la progettazione richiede comunque anche dei dati di R&D che ci vengono dagli European Fusion Labs, quindi da centri di ricerca che sono in qualche modo collegati a noi attraverso Eurofusion. E questi centri di ricerca lavorano anche facendo attività di ricerca e sviluppo che sono, diciamo, prodromiche alla progettazione, servono alla progettazione. Ecco, quindi questo è. Per quanto riguarda le tempistiche, la parte, diciamo, di fabbricazione dovrebbe iniziare attorno al 2026 più o meno, ecco, 2026. Quindi dobbiamo prima finire la parte di progettazione, che richiede un po' di tempo ancora, ma ripeto, siamo tutto sommato siamo abbastanza avanti. Non dovrebbero esserci problemi nel fare il delivery in tempo rispetto a quello che viene richiesto da ITER, anzi, probabilmente arriveremo in anticipo. Il problema può essere più altro dal punto di vista delle risorse disponibili, ma non risorse finanziarie, risorse umane, ma questo è un altro tipo di discorso. Bene, grazie mille per l'intervista. Prego. Alla prossima.